copre l'audio. Però... Di nuovo ciao Mitico Channel, sono qui adesso con il sindaco di Stornarella, che è tra i patrocinanti di questo evento, la seconda edizione di Perché è normale essere speciali. Tengo a sottolineare che Massimo Colia, sindaco di Stornarella, ha veramente fatto quello che da manuale è un patrocinio. Ha garantito, ci ha messo la faccia per noi, garantendo che non eravamo proprio dei delinquenti comunque. E ha permesso che tutte le altre associazioni e gli onlus, compreso il CUS che qui a Via Napoli a Foggia ci ospita, ha permesso che questo evento, questa bellissima festa avesse luogo. Io vorrei che Massimo Colia ci desse una sua opinione su quello che ha visto. Buongiorno a tutti, ovviamente basta girarsi intorno per vedere quello che sei riuscito a organizzare, Nico. Grazie ovviamente ai tuoi collaboratori, a tuo padre che ha voluto, diciamo così, il capostipite di questa iniziativa. Noi come istituzione del secondo anno che aderiamo, perché ovviamente la valenza di queste iniziative va oltre a quella che è la giornata in sé. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, abbiamo tutti il dovere di sensibilizzare chi questi problemi non ce li ha, perché oggi è una giornata rappresentativa di festa, ma dal giorno dopo si restano per le famiglie le difficoltà della vita di ogni giorno. Sinceramente poi ognuno di noi, a prescindere che il problema sia, come posso dire, un problema di sempre, perché c'è la famiglia che ha un ragazzo diversamente abile che lo vive tutti i giorni, ma ognuno di noi nella propria vita ha dei momenti nell'assistere un padre anziano, un genitore, un familiare, che ti fanno rendere conto di quello che significa essere soli, e per questo noi siamo qui. Grazie Massimo, grazie a voi di Mitico Channel, avrete di nuovo nostre notizie, nostre di questi fantastici ragazzi che ci onorano della loro presenza per permetterci di parlare di un tema importante. Grazie, a dopo, ciao. Io? Angelo. Sei Angelo? Mamma, parla. Ciao Angelo. A bovino. Ciao.